Benvenuti all'appuntamento con l'aperitivo. Sono molto contenta di avere oggi qui all'aperitivo con appunto su Extra TV il coach dell'FMC Ferentino. Ve lo presento subito, do il benvenuto appunto al coach Massimo Friso. Coach, come sta? Benissimo. Mi sembra un po' strano chiamarla coach, però ci proverò, insomma. Bene. Allora, nato a Padova nel 60, quindi insomma un uomo giovanissimo, sposato, e adesso socializzato, diciamo così, le piace il termine? Sì. Come stanno andando, coach? Come stanno andando? Bene, i risultati sono ottimi, siamo nelle posizioni alte della classifica, per cui per ora missione compiuta. Da quanto? Quante persone è formata la squadra, una squadra di pallacanestro? La rosa è di 12 giocatori, poi c'è lo staff tecnico, di regola siamo 4-5, compreso lo staff sanitario, insomma siamo una ventina di persone. Come si fa, coach, a mettere d'accordo 12 teste? Che cosa fa lei? Non è una democrazia, purtroppo è una dittatura democratica. Bisogna adeguarsi un po' tutti se si vuole avere un filo unico. Un po' mi dica tre aggettivi, cosa bisogna avere per essere un bravo coach? Bisogna essere un rompiscatole, bisogna conoscere la materia, bisogna avere un po' di carisma. Beh, ovviamente, insomma, per gestire una squadra. Coach, lei ha iniziato a giocare a basket molto, molto giovane, e quindi ha iniziato proprio nella società a Padova, poi Pistoiese, Mestre, Forlì e chi più ne ha più ne metta, perché ha un curriculum che non potrei leggere tutto. Poi l'hanno catapultata invece a diventare appunto coach. Come è successo e come è nata la passione per il basket? La passione per il basket è nata per l'intervento di un mio carissimo amico che era un ottimo giocatore di pallacanestro, dico era perché purtroppo è deceduto in età molto giovane, che mi ha convinto a sperimentare questo gioco che non era così conosciuto negli anni 70, e ho iniziato, mi sono appassionato subito, mi è piaciuto il modo, l'approccio per partecipare a questo tipo di gioco, molto collettivo ma con un grande spazio per l'individualità. È nato un amore folle per il quale ho trascurato anche i miei studi, tant'è che ho smesso al terzo anno di medicina proprio per fare l'allenatore professionale. E lei ci raccontava appunto che è quasi una malattia, è diventata per lei, ha smesso medicina che invece serviva a curare le malattie, e insomma le è venuta questa proprio malattia per il basket. Però coach, io devo chiederle una cosa: basket, perché non pallacanestro? Perché si deve usare per forza un termine sterofilo? Primo, perché a noi italiani piace molto comunque, e secondo perché il basket è nato negli Stati Uniti, per cui si è importato il termine pari, come è stato come è nato lì. Naismith nei primi anni del Novecento ha coniato proprio questo termine basket e ce lo portiamo dietro. Però visto che poi in Italia comunque si dice gioca a pallacanestro, io puntualmente leggo su tutte le tute degli atleti basket e dico ma guarda un po', perché non ci può essere scritto pallacanestro? Perché si risparmia molto sulle lettere, ce ne sono molte meno, per cui è molto più facile trovare lo spazio per poi lasciarne altro per gli sponsor. Beh, è una domanda, una risposta molto diplomatica. Allora, coach, dicevamo FMC Ferentino, una bella realtà, perché il basket davvero sta crescendo in questa provincia e anche in quella di Latina, però sicuramente Frosinone ha delle squadre molto valide. Mi fa un po' un sunto? Beh, negli ultimi anni credo che dalla Serie A2, dove c'è Veroli, fino alla Serie C, il Basso Lazio e soprattutto la Ciociaria sono una delle zone con più fermento, con più voglia, con più entusiasmo, per cui in questo momento credo che il basket sia uno sport assolutamente di primo livello qui in questa zona. Com'è la vostra curva? Mi lasci il termine calcistico, ecco, Ferentino. Beh, devo essere sincero, non posso paragonarla a una curva calcistica, e meno male che sia così. Ah, per delle cose assolutamente, sì, certo. Nel senso che il nostro pubblico è un pubblico competente, tranquillo, è un po' un salotto, e questo tutto sommato a me piace, perché il tifo considerato un po' da ultras non sempre è positivo. È vero. Che consiglio darebbe, coach, a un bambino che vuole avvicinarsi a questo sport? Di non avere così l'idea che questo è un gioco solo per giocatori, per persone di 2 metri, super dotato, per persone alte, non è assolutamente così. Anzi, in Italia in questo momento, in una popolazione di normolini e normodotati, mancano addirittura i piccolini, i playmaker, e questo assolutamente è tremendo per noi, tant'è che a livello internazionale non siamo più al primo livello proprio per questo, per cui direi ai bambini di avvicinarsi in ogni caso,
che chiunque può giocare a basket, e sono sicuro che chi entra in palestra e prende in mano un pallone da pallacanestro difficilmente andrà via per un altro sport. Mi piacerebbe che anche, non so, nelle scuole italiane ci fosse una sorta di college dove insegnare il basket, dove insegnare un po' all'americana. Beh, questo è un punto dolente dell'educazione scolastica italiana, nel senso che anche nelle popolazioni, anche nelle nazioni non ricchissime, perché tutti pensano agli Stati Uniti, che hanno sicuramente budget diversi, un ordinamento diverso per quello che riguarda l'istruzione, ma anche in paesi molto meno ricchi dell'Italia lo sport è considerato fondamentale, perché non si devono creare solamente grandi sportivi, grandi nomi, ma l'educazione sportiva serve anche avere una sana corporatura, perché una miglior salute è un investimento per il futuro a tutti i livelli. Coach, non capita mai che giochiate anche fra voi squadre sociali, non so, voi contro, anche come allenamento, come amichevole, tra virgolette? Sì, più spesso tra noi anagni, perché siamo vicini, un po' purtroppo non spesso con Veroli, mi piacerebbe farlo di più. Proprio come allenamento, come amichevole? Sì. Sarebbe divertente, sì, insomma. Sì. Infrasettimanalmente noi usualmente facciamo una partita amichevole. Com'è la sua giornata? E cosa fa a Fiorentino? Si sveglia? Molto tempo in palestra, devo essere sincero, e moltissimo tempo davanti alla TV per vedere i video degli avversari e per tenersi aggiornati, per cui molto tempo si passa proprio davanti al monitor del computer o davanti alla televisione. E lei mi diceva che vede 20 partite a settimana. Ah, sì, minimo. Allora, minimo. Quanto dura una partita, coach? 4, 8, 12? Tolta la pubblicità, un'ora e mezza a partita, per cui si passano 20 partite ore. A settimana. Non si addormenta mai davanti a una partita, magari un attimo? No, davanti alle partite no, proprio perché mi piace ancora molto vedere. Una vera e propria malattia. Sì. Ma c'è un sogno nel cassetto, coach? Sì, il sogno nel cassetto. A parte allenare Michael Jordan. Quello è ormai diventato un po' vecchio anche lui, per cui è impossibile, ma il sogno nel cassetto per me è ritornare in Serie A, nel senso che abbastanza giovane ho assaporato il miglior livello, la Serie 1, mi piacerebbe, prima di diventare troppo vecchio e un po' troppo rimbambito, tornare a quel livello lì. Potrebbe succedere anche con l'FMC Fiorentino? Io me lo auguro moltissimo. Un bel sogno, insomma. Sì. Allora, coach, che cosa fa durante la giornata? Abbiamo detto prima che sicuramente dedica molto tempo alla visione delle partite, ma ci sarà un momento in cui un hobby, una passione prende il sopravvento? Anche se è sempre il basket, lo so, magari ascolta musica, legge, viaggia, insomma viaggia con la squadra, va al cinema, la musica per esempio, che ruolo ha nella sua vita? È importantissimo, nel senso che sono un collezionista, un melomane, a tutti i livelli, mi piace tutta la musica, per cui la musica è sicuramente un hobby importantissimo, e la lettura moltissimo. Ma Donato Celentona? No, no. Sono stonatissimo, proprio per quello ne ascolto molta. E invece cosa legge? Leggo tutto, di tutto in questo momento. Ultimo libro letto? Sto leggendo le 48 leggi del potere di Green, in questo momento mi piace molto leggere di religione, di mafia, di potere in genere. Ah, quindi si ispira un po' a quello che succede nella nazione, praticamente. Beh, sì. No, ovviamente. Sì. Scherziamo un po', però sì, ogni tanto, così, insomma. Lei è padovano, quindi un Veneto, una terra bellissima, e adesso è qui in Ciociaria. Cosa l'ha colpita di questo territorio, di questa provincia? Beh, devo essere sincero, in principal modo le persone, nel senso che non ho ancora avuto modo di visitarla bene, certo. Per cui credo che il primo approccio è stato conoscere le persone, credo che sia una terra ospitale, la gente è molto schietta, una bella impressione. E il cibo, coach? Purtroppo è una grande tentazione. E non se ne può fare a meno. Ma perché anche lei come allenatore deve mangiare delle cose giuste, delle cose equilibrate, non mi dica che non fa mai uno sgarro. No, sgarro moltissimo ultimamente, tant'è che il peso è lievitato. Perché insomma io capisco un giocatore, insomma, della squadra, però un allenatore si può concedere qualcosa. Sì, si concede, sì. Sicuramente, sono anche molto goloso. Se dovesse avere una bacchetta magica, coach, cos'è che, ormai siamo nell'anno nuovo, cos'è che vorrebbe in quest'anno, che nello scorso non c'è stato o non ha avuto? Beh, credo che purtroppo quest'anno non sarà così positivo, così per rosa, tanti versi, nel senso che un po' il mondo intero avrà una crisi e molti modelli di vita saranno in discussione, per cui parlare di positività in questo momento è un po' difficile, anche se alla televisione il messaggio che passa è quello di essere positivo, però credo che saranno momenti particolarmente difficili. E crede ancora nella politica?
Sì, assolutamente sì, ma non credo nei politici che ci sono adesso, nel senso che se non si recupera il senso dell'etica e della vergogna andremo a fare una brutta fine. Bene, parole.